Jacopo Cerutti fa suo il terzo rally d'Abruzzo. Si sigilla con la festa dedicata ai lavoratori il terzo rally d'Abruzzo, valido sia per la prima prova Ride TT che per il secondo appuntamento e il terzo appuntamento con il campionato tricolore dedicato alla navigazione. 114 i chilometri cronometrati con i quali 160 partenti hanno dovuto fare i conti. Il settore selettivo, preparato dal Motoclub Sirente, è stato diviso in due parti, rispettivamente di 47 e 38 km, con all'interno un'assistenza volante. Sono felice per questa manifestazione, volevo complimentarmi con tutti i nostri collaboratori che ci hanno dato una grossa mano, in particolare il Motoclub dei Mirmidoni Carsoli che ci ha dato una grossa mano e tutti i nostri soci, Misericordia Comune, Proloco e quant'altro che ci hanno dato una mano alla riuscita di questa gara che è stata apprezzata da tutti sia per l'organizzazione e anche per i nostri posti che sono il nostro vanto. Alle 8.30 in punto i piloti hanno cominciato a sfilare per lo start con gli occhi puntati su Jacopo Cerutti, mandatore della seconda prova Cimbra. A seguire su Maurizio Gerini, Team Solaris, quindi Mirko Gritti, Africa Dream Racing e la restante carovana della navigazione. Jacopo Cerutti ha fatto incetta di punti, dimostrandosi il più veloce nel settore selettivo e confermando ancora una volta la sua maestria nella leggere le note. Gradino più alto del podio per il pilota CF Racing, sia per la prova Cimbra che per la prima prova Ride TT. Sì, beh, è stata una gara stupenda, secondo me davvero davvero bella, e tre giorni impegnativi perché qua ci sono tantissimi sassi, ne esco molto felice perché ho recuperato punti per il Motorelli e ho fatto una bella prestazione in Ride TT, quindi mi sono portato già davanti. Ieri molto dura a livello di guida, diciamo, perché era meno navigata ma tantissimi sassi, ho fatto davvero fatica e l'ho spuntata per poco. Oggi invece mi è piaciuta tanto perché era molto varia, quindi c'era un po' di tutto, c'era sassi, c'era il duro, abbiamo fatto dei pascoli in quota con l'erba verde, è stato davvero incredibile, e la navigazione molto molto difficile, però un roadbook fatto davvero bene, quindi Paolo è stato molto bravo e anche aprendo la strada sono riuscito a interpretarlo bene, quindi ho vinto anche oggi e è stata molto bella come soddisfazione. Poi 2 anni fa ero andato via con le ossa rotte da qui e insomma ritornare 2 anni dopo e fare così una bella vittoria, molto contento. Alessandro Botturi, Africa Dream Racing, si aggiudica la seconda posizione per il Ride TT. Tre bei giorni di gara, abbiamo iniziato con qualche problemino visto che la prima speciale è stata annullata, però invece da lì in poi è filato tutto liscio. I posti qua sono veramente sempre belli, spettacolari. Ieri e oggi molto belle e selettive le prove, ieri un po' enduristica, invece oggi una speciale di 87 km dove c'era tutto. Penso la più bella che abbiamo fatto, perché alla fine una speciale sia navigata, che tecnica, che veloce, che enduristica, io penso che c'era veramente tutto. Che dire, sulla gara mia contento perché anche oggi ho fatto secondo assoluto, ho 40 secondi da Jacopo, dopo 2 ore più di speciali, e per me essere ancora lì a battagliare con questi giovanotti, perché non c'è solo lui, c'è anche Gerini, Gritti, oggi terzo Cominotto e tutto, mi hanno solo che uno stimolo veramente grande, mi fanno ancora divertire. Davanti ad Andrea Mancini, Beta Dirt Racing. È stata una gara molto dura, come sappiamo qui le zone sono molto, molte pietre, molti canali, quindi non me l'aspettavo di fare questo risultato con tutta questa gente che c'era, però ecco, sono contentissimo perché
anche oggi nel primo tratto ho faticato un po', mi sono perso, poi la seconda parte ho recuperato diverse posizioni e alla fine è venuto il risultato, dai, è una cosa che mi mancava da tempo, quindi più che soddisfatto, dai. La top 10, sempre per il Ride TT, si completava con Leonardo Tonelli, Giovanni Cominotto, Giovanni Gritti, Mirko Pavan, Hernandez Monleon e Luik Minadier. Due settori selettivi per la terza prova Cimera hanno dato ragione, oltre che a Jacopo Cerutti e Alessandro Botturi, anche a Vanni Cominotto, che ha scalato il terzo gradino del podio. Oggi è andata, diciamo, più che bene, anche perché un terzo assoluto così fa un po' bene al morale, perché venivo da qualche risultato un po' scarso. E niente, oggi c'era una speciale di 85 km suddivisa in due parti con un refueling. Diciamo, non ho fatto grandi errori, sono riuscito a spingere abbastanza bene e quindi, diciamo, è andato tutto bene. La classe 50 è andata a Stefano Pastore, mentre il miglior piazzamento nel 125 è stato per Raul Budellini. E per Raffaella Cabini nella femminile. Nella classe 250 Andrea Rocchi, Boars Team, ha dominato su tutti. Mentre nella 300, ottimo risultato per Paolo Pettinari. Nella 600 l'oro è stato ad appannaggio di Giovanni Gritti. Nella 1000 il plauso è andato a Massimo Doretto, mentre per la Sport si è distinto Alessio Gigliotti. La categoria RT1 è stata artigliata da Carlo Cabini, la RT2 da Jacopo Cerutti, la RT3 da Leonardo Tonelli, mentre Fabio Mauri ha fatto la differenza nella RT4. Femminile ha visto Raffaella Cabini come leader indiscussa, mentre nella RT Sport il mattatore è stato ancora una volta Alessio Gigliotti. We'll be right back.
direi che la cosa più importante, a parte l'esito della gara che è stato fantastico, ma questa accoglienza che abbiamo ricevuto in questa meravigliosa regione. Veramente tutti dove abbiamo, i territori attraversati ci hanno aspettato, ci hanno aiutato, dove avevamo bisogno di chiudere ci hanno aiutato a chiudere. Direi che è veramente stata un'esperienza, come di solito succede in Abruzzo, un'esperienza positiva al massimo. È vero, abbiamo avuto tanti iscritti e queste sono soddisfazioni enormi per tutti quelli che lavorano e per l'esito positivo di questo evento. È andata bene, siamo stati graziati anche dal tempo, abbiamo avuto poche ore di pioggia, ma insomma non ha neanche guastato perché ha rallentato la polvere. Direi che è stata una manifestazione perfetta su tutti gli aspetti, sia a livello di incidenti, di cadute, roba del genere. Direi che meglio di così non poteva andare. Il prossimo appuntamento con il Ride TT sarà in Sicilia dal 12 al 14 di ottobre.